minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nel chiostro proprio per raccontarvi la storia di Federico Abresch, uno dei figli spirituali di Padre Pio e che poi ci ha dato, e lui dobbiamo ringraziare Federico Abresch perché grazie a lui noi possiamo anche tornare a quei momenti di vita di Padre Pio, perché grazie alle sue foto noi siamo riusciti a anche immaginare quei momenti di vita vissuti in ogni luogo di questo convento da Padre Pio. E la sua storia, che è ripresa da un libro a cui Federico ha affidato la sua testimonianza, il libro di Alberto Del Fante, ma Maria Winonska recupera questa testimonianza proprio perché si è trovata con Federico e gli diede in mano questo libro, ecco, e gli disse: questa è la mia conversione con Padre Pio, perché lei voleva un po' ascoltare tutti, voleva come una giornalista cercare diverse informazioni su Padre Pio, e andò da Federico. Federico gli diede in mano questo libro e lei riporta la sua conversione. Nel novembre del 1928 mi recai per la prima volta a San Giovanni Rotondo per trovare Padre Pio. Nato in una famiglia protestante, violentemente antiromana, mi ero fatto cattolico per motivi di pura convenienza sociale. I dogmi significavano poco per me. Io mi interessavo sempre alle scienze occulte, un amico mi aveva iniziato allo spiritismo. I messaggi d'oltretomba mi parvero poco concludenti, mi gettai allora nella magia, poi nella teosofia, passavo il tempo a leggere libri su questi argomenti, la mia biblioteca ne era piena. Per non dispiacere del tutto a mia moglie, mi accostavo di quando in quando ai sacramenti, ma senza convinzione. Un bel giorno sentii parlare di questo cappuccino stigmatizzato, si diceva che operava miracoli. Allora, spinto da curiosità, ma anche pensando anche a mia moglie gravemente malata e alla vigilia di un'operazione che le avrebbe impedito per sempre le gioie della maternità, decisi di tentare di colpo e mi recai a San Giovanni Rotondo. È inutile che io dica che ero tanto più sospettoso in quanto si trattava di fatti che accadevano nell'ambito della Chiesa Cattolica, che giudicavo un ricettacolo di superstiziosi. Allora il primo contatto con Padre Pio mi lasciò freddo. Mi rivolse poche parole che mi sembravano molto asciutte. Mi aspettavo un'accoglienza un po' più calorosa dopo un viaggio lungo, faticoso. Tuttavia decisi ugualmente di confessarmi. Appena inginocchiato, Padre Pio mi disse che nelle precedenti confessioni avevo taciuto dei peccati gravi e mi chiese se ero in buona fede. Gli avevo risposto che consideravo la confessione una utile intuizione sociale, ma che non credevo affatto nel carattere soprannaturale del sacramento. Tuttavia qualche cosa mi spinge anche ad aggiungere: ma adesso padre, io ci credo. Padre Pio tacque un istante e poi con un'espressione di indescrivibile dolore mi disse: questa è eresia. Così dunque tutte le vostre comunioni erano sacrileghe. Bisogna che facciate una confessione generale, fate un buon esame di coscienza, cercate di ricordare l'ultima volta che vi siete confessato bene. Gesù è più misericordioso con voi che con Giuda. Mi guardò con un'aria severa, dicendo ad alta voce: sia lodato Gesù e Maria, e se ne andò in chiesa per confessare le donne. Io rimasi nella sacrestia sconvolto, le parole del padre continuavano a ronzarmi nelle orecchie: cercate di ricordare l'ultima volta che vi siete confessato bene. È vero che diventando cattolico ero stato ribattezzato sotto condizione che il battesimo aveva cancellato tutti i peccati della mia vita passata. Era anche vero che subito dopo io avevo fatto una buona confessione, ma per maggiore tranquillità decisi di confessare tutti i miei peccati dall'infanzia. La mia testa era un subbuglio quando Padre Pio tornò in sacrestia, dunque mi chiese: quando vi siete confessato bene per l'ultima volta? Cominciai a balbettare, ma lui mi interruppe: va bene, voi vi siete confessato al ritorno del viaggio di nozze. Lasciamo dunque perdere il resto e cominciamo da quel momento. Io ero sbalordito, Padre Pio non mi lasciò nemmeno il tempo di concentrarmi. Con voce sicura, tramite domande ben precise, cominciò così ad elencare tutti i miei errori accumulati negli anni.
Seppe dirmi persino il numero esatto delle messe trascurate, richiamò tutti i miei peccati mortali, facendomi comprendere la loro estrema gravità. Lei ha sciolto un inno a Satana mentre Gesù, nel suo sviscerato amore, si è rotto il collo per lei. Dopo l'assoluzione mi sentii così felice e leggero che mi pareva di avere le ali. Rientrando al paese insieme a tutti gli altri pellegrini, mi comportai come un ragazzo scatenato. Umanamente parlando non è facile spiegare quanto mi era successo. Padre Pio mi vedeva per la prima volta. Durante la confessione mi ricordò alcuni avvenimenti che io avevo completamente scordato. Si mostrò al corrente dei minimi dettagli, li metteva bene in risalto quando l'integrità della confessione lo esigeva. Non si può nemmeno parlare di trasmissione del pensiero, dato che io avevo deciso di confessare tutta la mia vita passata dall'infanzia. Naturalmente, dopo la confessione, il signor Abresh non ebbe niente di più urgente da fare che condurre da Padre Pio sua moglie, la moglie ammalata. Questa, essendosi già confessata, non seppe da dove cominciare. Allora cominciò a dire goffamente: Padre, i dottori, erano tre in quel periodo a curarla, molto rinomati, mi hanno ordinato di lasciar perdere. Che cosa devo fare? Secondo la sua abitudine, Padre Pio dette prima una risposta di buon senso. Ebbene, figlia mia, fate ciò che dicono i medici. La signora Abresh si sciolse in lacrime. Padre, ma allora io non avrò più figli. Padre Pio levò gli occhi al cielo e dopo un momento, con una dolcezza indimenticabile, disse: Allora niente ferri, sareste rovinata per il resto della vostra vita. Rientrai a Bologna, racconta anche la moglie, piena di gioia e di speranza. Effettivamente da quel momento le emorragie e tutti i sintomi del male disparvero, senza lasciare la minima traccia. Allorché 2 anni dopo mio marito andò a vedere Padre Pio, questi gli predisse che avrebbe avuto un figlio. Quale non fu la mia meraviglia quando ricevetti un telegramma da San Giovanni Rotondo, così concepito, e lo conservo sempre, racconta nella sua testimonianza Abresh. Felice più che mai, prepara, corredo. Bimbo.